Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, con voi, mentre evidentemente insieme con tutta la Chiesa ci rallegriamo immensamente per questa festa di metà estate che coinvolge anche la Madonna che è venerata con il titolo di Assunta in Cielo in questa Chiesa, quindi per noi è un motivo di ulteriore giubilo. Vorrei con voi ripercorrere il significato di questa festa, possibilmente brevemente, facendo proprio una brevissima sintesi del Catechismo, perché la festa di oggi, come tutte quante le feste mariane, è non soltanto festa di Maria, quindi oggi noi vediamo la sua grandezza, creatura che è stata assunta in cielo appunto in corpo ed anima senza conoscere la corruzione della morte, è già glorificata, è già in cielo come c'è Gesù Cristo, e quindi ce ne rallegriamo immensamente e ne comprendiamo la grandezza. Ma dietro questa festa ci sono tutta una serie di verità di fede che sono confermate e meglio evidenziate dalla verità di fede dell'Assunzione. Ci aiutano San Paolo con la seconda lettura e la prima. Allora, cosa ci ha ricordato San Paolo? Numero uno, sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo è morto di morte violenta. È stato nel sepolcro per un po' di tempo, non è stato corrotto e il terzo giorno è risuscitato, e che risuscitato dai morti non muore più. San Paolo parte da questa realtà e dice: fratelli, Cristo è risorto dai morti, attenzione, primizia di coloro che sono morti, significa che è il primo ad aver vissuto per forza e per virtù propria, perché era Dio, l'esperienza della risurrezione, la vittoria sulla morte. Come mai ha dovuto vivere questa cosa? Prosegue San Paolo. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, poi spiega chi è quest'uomo, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Chi è quest'uomo? Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Allora io spero che tutti quanti ci crediamo a quello che abbiamo imparato al Catechismo. Cosa è successo? Qual è la visione della Chiesa sulla realtà umana? Numero uno, la Chiesa insegna che Dio ha creato l'universo e noi, la stirpe della razza umana, bellissimi e perfettissimi. Vi faccio una domanda: secondo voi il primo uomo e la prima donna, quindi Adamo ed Eva, erano dei mezzi mostri, mezzi energumeni così, o erano bellissimi e perfettissimi, molto simili a come sarebbero poi stati Gesù e Maria? Punto interrogativo. Com'erano secondo voi? Cioè Dio secondo voi e secondo noi, mi sono detto pure io, fa le cose così o fai capolavori? La Chiesa insegna che fai capolavori. Erano in una condizione che per noi non è assolutamente immaginabile, sottoposti ad una prova. La prova era semplicemente rimanere fedeli a Dio. Non sappiamo esattamente cosa è stato. Adamo è caduto, ha disobbedito alla volontà di Dio facendo la propria, pensando che facendo di testa sua facesse meglio. Questo non ha coinvolto soltanto lui a titolo personale, ecco perché San Paolo dice come tutti muoiono in Adamo, ma in quanto capostipite del genere umano ha coinvolto tutti. C'è il peccato originale, capite? Ha infettato, noi oggi capiamo questa cosa, penso che sappiate tutti quanti che esistono le malattie genetiche, d'accordo? Pensiamo a una molto conosciuta, l'AIDS, questo lo sanno tutti. Se papà e mamma hanno l'AIDS, è possibile che il bambino nasca senza l'AIDS? Sì o no? No. Che colpa c'ha il bambino? Nessuno. Ma se i genitori sono infetti, il figlio nasce infetto. Ecco. Il peccato originale ha provocato un'infezione che coinvolge la natura umana, per cui tutti i discendenti di Adamo, non c'è nessuna speranza, sono tutti quanti macchiati in questo modo. E siccome il peccato ha portato la morte e la corruzione, come già dicevo ieri sera, dobbiamo farci una ragione. Tante persone care sono già partite prima di noi. Noi passeremo per la morte, per la corruzione. C'è qualche eccezione a questa regola? Una. La Madonna è stata creata per un miracolo di Dio immacolata, cioè la sua anima non ha contratto l'infezione che ci abbiamo tutti quanti, quindi è stata rimessa in una condizione simile a quella dei nostri progenitori. Prima cosa. Seconda cosa. La Madonna durante la sua vita terrena ha mai disobbedito a Dio? Sì o no? Nel poco così come nel molto. Ha mai disobbedito? No.
E che cosa è successo allora alla Madonna? Che quel veleno che porta alla morte corporale e alla dissoluzione, alla decomposizione del nostro corpo, non ci stava dentro di lei. E quindi, terminata la vita terrena, è stata presa dagli angeli e portata in cielo, non soltanto con l'anima, ma anche con il corpo che non è passato attraverso la nostra tragica esperienza della morte. Come prosegue San Paolo? Abbiamo appena detto, tutti in Adamo muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che la primizia, il primo risorto è Cristo. Poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo, che cosa succederà? Cosa ha fatto nostro Signore? Il nostro Signore è venuto sulla terra, si è preso su di sé tutti i nostri peccati e le sue conseguenze. Gesù Cristo è morto non perché era un peccatore, ma perché con la violenza a cui è stato soggetto, su cui si sono scaricati tutti i peccati del genere umano, è passato attraverso la nostra tragedia della morte uscendone vittorioso. E che cosa ci ha detto? Bene, adesso io mando i miei apostoli perché predichino la salvezza che io vi ho dato, vi battezzino, intanto facciano risorgere l'anima con la grazia. Poi certamente tutti quanti morirete, ma alla mia venuta, al mio ritorno, i nostri corpi, anche ieri sera dicevo, attenzione, noi ci crediamo, risorgeranno. San Paolo dice, prima Cristo, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. La Chiesa insegna nel Concilio Lateranense IV, come dogma di fede, attenzione, che alla venuta di Cristo noi risorgeremo riprendendo il corpo che abbiamo avuto sulla terra, lo stesso, semplicemente libero da tutte quante le miserie che caratterizzano questa vita terrena, impassibile, incorruttibile, glorioso, splendido e immortale. Capite? Quindi Cristo ci darà questa partecipazione della sua vittoria quando? Alla fine del mondo e a tutto il genere umano insieme. La Madonna però, siccome non ha peccato, è stata la primizia delle primizie, quindi ci ha avuto questa perfetta partecipazione alla vittoria di Cristo quando? Subito, immediatamente terminato il corso della sua vita terrena. Allora capite di riflesso la festa di oggi, quante cose ci fa comprendere, no? Capite? Ci fa riflettere sulla creazione da parte di Dio. Noi quando vediamo che le cose vanno storte, tendiamo sempre, siamo tutti un po' così, a prendercela col Padre Eterno. Dice, perché non le ha fatte dritte? Oppure perché non le sistema? È vero o non è vero? E spesso e volentieri... Ma quando noi vediamo le cose storte non ce la dobbiamo prendere col Padre Eterno, ce la dobbiamo prendere con noi stessi, perché il Padre Eterno le cose le ha fatte tutte dritte, siamo noi che le abbiamo storte, capite? Quando la Chiesa, avete visto quando veniamo a messa, no? Ci fa dire confesso a Dio Onnipotente per mia colpa, mia grandissima, è soltanto colpa nostra, noi dobbiamo soltanto ringraziarlo al nostro Signore, perché il nostro Signore l'ha drizzate le cose e ci ha sofferto tanto per addrizzarle, capite? La Madonna è l'unica che ha dato a Dio, dicevo anche ieri sera, la gioia di vedere, e anche a noi ci dà la gioia di vedere. Come sarebbero dovute andare le cose? Perché la vita della Madonna avrebbe dovuto essere la vita di ogni essere umano, anche io e anche te avremmo dovuto vivere come lei una vita, nella pienezza della grazia, nella pienezza della gioia, passando per un sonno placido e risvegliandoci in paradiso. E tra l'altro, se non ci fosse stato il peccato, cosa che Maria non ha vissuto purtroppo, non avremmo neanche passato nessuna forma di sofferenza, capite? Questo non è colpa del Padre Eterno, questa è colpa nostra. Allora, non è che uno si deve mortificare, ma capite, dobbiamo anche ringraziare il Signore, dobbiamo essere contenti, dobbiamo dare gloria a Dio e anche essere un pochino umili, capite? La Madonna era umilissima pur non avendo peccati, noi dovremmo essere un pochino umili perché dobbiamo renderci conto, insomma, che purtroppo è la nostra volontà umana che ha rovinato in parte i disegni di Dio, che poi nella sua onnipotenza, grazie all'opera di Gesù, ha aiutato come collaboratrice dalla Madonna, poi ha rimesso a posto, capite? Quindi pensiamoci sempre 50 volte prima di dire perché Dio ha fatto o ha permesso questo, oppure perché Dio non interviene, capite? Perché quando Dio non interviene in qualche cosa che ci sembrerebbe bene, è perché quel male che a noi ci sembrerebbe tale, in realtà a noi ci fa bene, capite? Dicevo ieri, noi adesso siamo in una condizione, non siamo integri e perfetti come la Madonna, siamo tutti quanti come malati in ospedale. Dicevo nei giorni scorsi in un intervento che ho fatto, allora, se a me mi viene un tumore, d'accordo, e devo fare la chemioterapia,
Secondo voi il dottore che mi fa la chemioterapia mi vuole bene o mi vuole male? Mi vuole male? No, perché mi fa la chemioterapia perché devo guarire un tumore, ma io ho avuto un amico e non sono un amico. È divertente la chemioterapia? No, è dolorosa. Ma se vuoi guarire dal tumore la devi fare per forza, capite? Allora, quando il nostro Signore permette qualcosa di poco piacevole nella nostra vita, dobbiamo sempre ricordare che Lui è come un grande papà e come un grande medico che ha dei figli un po', diciamo, birichini e abbastanza malati, che a volte devono essere curati, e Lui sa come, capite? Però attenzione, la Madonna oggi ci dice: figlio mio, guardami. A me che il nostro Signore mi ha fatto bene, io mi sono mantenuta tale, quindi ricordati che questo sarebbe aspettato a tutti quanti. Le nostre miserie ce le siamo andate a cercare, ci abbiamo, grazie a Dio, il Salvatore che ci ha riaperto le porte, quindi oggi noi gioiamo ed esultiamo, perché certamente non potremo diventare grandi come la Madonna, passeremo attraverso certamente la morte, ma attraverso la grazia che il Signore ci ha donato e che possiamo e dobbiamo custodire e coltivare, possiamo certamente vivere una vita terrena bella, ecco, non senza nessun problema, ma certamente bella, e sperare dal Signore la gloria eterna in cielo, che sarà immediata alla nostra morte per la nostra anima, e piena e perfetta alla fine del mondo con la risurrezione della carne, quello che la Madonna ha avuto da subito. Tutti i fedeli a Cristo lo avranno alla fine del mondo, con il suo ritorno e con la risurrezione dei morti. Siamo lodati Gesù e Maria.